Amiche e amici, ben ritrovati su Rossini TV. Oggi con le nostre telecamere abbiamo messo piede appena un po' fuori dalla provincia di Pesaro Urbino. Siamo in provincia di Rimini e più precisamente a Monte Gridolfo. Siamo qui perché oggi la Utensil Tecnica compie 50 anni. Un'azienda che è stata fondata nel 1973 e proprio qui, a continuità anche di tutto quello che è un grande lavoro di attaccamento al territorio, ed è un'azienda che produce utensili per ogni tipo di materiale. Seguitemi perché andiamo subito a vedere questa festa come si svolgerà. Eccoci finalmente con Mauro Uguccioni, fondatore dell'azienda che oggi compie 50 anni. Un bel traguardo! Diciamo, è stata dura, ma ci siamo riusciti con grande impegno, perché senza impegno non si arrivano neanche 10 anni. Grazie, diciamo, della collaborazione della famiglia è stato facile praticamente arrivarci qua, perché in realtà loro è stato un aiuto, che in realtà mi hanno aiutato ed ha messo la grinta per arrivare a questo traguardo. La grinta sicuramente non manca, perché questa è una terra di persone che hanno una bella tempra. Ma com'è nata l'idea di creare proprio questo tipo di azienda? È stato facile, perché andavo a lavorare a Pesaro, a fare queste cose qua, prendevamo 190.000 lire al mese e praticamente a quel punto lì, dopo circa fortunatamente un anno, un cliente qui in zona, un amico, il Trebbiano, mi ha chiamato per fare l'assistenza alle loro macchine, ai loro utensili. A quel punto lì ho imparato il lavoro e da lì mi son detto: perché non lo metto a larga scala, visto che in realtà sono contenti, diciamo, il mobilificio attuale. E così teoricamente è partita questa storia. Poi dopo ci siamo allargati sempre di più, bravi collaboratori che in realtà ho sempre avuto fortuna, ti hanno seguito e praticamente mi hanno portato a dire: vai avanti, vai avanti, vai avanti. Poi arriva la pensione, non puoi andare in pensione perché devi fare un immobile nuovo, aggiuntivo, più grande, e così ti riporti in ballo e ti rimbocchi le maniche, e in realtà arriviamo fin qua, in cui oggi, per fortuna, dopo circa un anno e mezzo, siamo riusciti a terminare questo traguardo. Quindi diciamo che è questo nuovo capannone, questa nuova azienda, di cosa si occuperà? Beh, in realtà è la stessa prodotto, perché ci siamo allargati, abbiamo comprato tante macchine a controllo numerico e serviva più spazio, perché altrimenti non ci stavamo. Così è stata ristrutturata in modo che per almeno per i prossimi 10-15 anni l'azienda per i figli futuri è già a posto. Quindi ci rivedremo fra 10-15 anni per la nuova azienda? Niente, noi ogni 5 anni festeggiamo, non 10, perché 10 non si sa mai. Allora, ogni 5 anni noi facciamo la festa. Quest'anno sono state una festa particolare, perché abbiamo diciamo, l'inaugurazione dell'immobile e i 50 anni della mia attività e i 72 della mia personalità. Amici telespettatori, adesso siamo con la seconda generazione, in attesa della terza, che è già pronta, mi sembra di aver capito. E siamo con Andrea Uguccioni, responsabile dell'ufficio tecnico, e noi qui andiamo un po' più sul tecnico. Vogliamo sapere un po' di più che cosa significa l'ufficio tecnico di un'azienda di utensili. Beh, l'ufficio tecnico, innanzitutto buonasera a tutti. L'ufficio tecnico per la nostra azienda è molto importante, perché facendo utensili speciali, quindi non utensili standard, tutti i giorni ci dobbiamo inventare, rinnovare, seguire le esigenze del mercato, quindi un problema da risolvere per un materiale speciale da lavorare in una maniera diversa. Quindi l'ufficio tecnico in questo caso è quello che si inventa, tra virgolette, anche l'utensile, trova la soluzione giusta per far lavorare quel pezzo che il cliente ha richiesto e poi andare in produzione e alla fine realizzare veramente l'utensile da consegnare al cliente, perché funzioni nel modo corretto. Quindi i vostri clienti sono le grandi aziende che lavorano, quindi l'alluminio, il legno, e quali altri materiali speciali? Diciamo che tutto l'utensile, cioè tutto quello che è lavorabile, passa tra virgolette tra di noi, quindi possiamo parlare anche di ceramica, di cuoio, di madreperla, anche legno, sughero, quindi può essere anche il settore calzalutiero piuttosto che il settore elettronico, automotive, quindi
spaziamo molto sul tipo di utensile, non è solo legato al classico legno, alluminio, PVC. Cioè, è troppo riduttivo, ecco, questa parola qua. Quindi voi riuscireste a creare degli utensili per delle macchine che lavorano praticamente tutto? Esatto, in pratica il cliente che ha una richiesta particolare su un tipo di prodotto diverso, magari un prototipo che deve anche costruire, si affida a noi e quindi cerchiamo di trovargli la soluzione giusta per poter fare il suo lavoro. E questo potrebbe essere un annuncio anche per i nostri telespettatori, qualora avessero un'azienda che devono diciamo utilizzare un utensile particolare, ecco che allora potrebbe essere interessante contattare la Utensil Tecnica. Allora, mi verrebbe da dire, qual è il materiale più strano con cui avete dovuto avere a che fare? Allora, lo diciamo, però in pratica sono delle piastre in terracotta per il rivestimento dello shuttle. Beh, mi sembra che, perché ho saputo che effettivamente lo shuttle ha del materiale in ceramica. Sì, in pratica la definiscono terracotta, però è in pratica l'alloggiamento dove lo shuttle viene appoggiato, che per una questione di materiale refrattario viene utilizzato per evitare la diffusione di questo calore. Beh, mi sembra fantastico anche pensare che un mezzo così ultramoderno alla fine si avvalga di un materiale che poi è quasi il più antico del mondo. Cioè, diciamo che mi piace pensare tutti i giorni quello che vedi, che c'è un po' di Utensil Tecnica in gli oggetti che vedi, quello sì. Siamo con il sindaco Grilli, come potete vedere, naturalmente in alta uniforme. Tra poco taglieremo il nastro di questa importante inaugurazione. Sindaco, una bella soddisfazione avere in un borgo, nel borgo più bello d'Italia, anche un'azienda così importante. Sì, sicuramente questo è un'azienda d'eccellenza sul nostro territorio e ci fa grande onore il fatto che l'azienda stessa abbia deciso sul nostro territorio di fare questo importante investimento per ampliare i propri orizzonti di lavoro. Non era scontato, perché la nostra è una realtà che comunque rimane decentrata rispetto anche, per dire, alla forte viabilità che è rivolta verso la costa. L'entroterra risulta sempre più distaccato e quindi il fatto stesso che un'azienda che comunque con una storia decida di continuare ad investire sul nostro territorio per noi è un motivo di grande orgoglio. Soprattutto perché ha continuato a dare lavoro in una zona che diciamo non viveva solamente di turismo, ecco, c'è un'alternativa anche a tutte le persone che vivono qui di non spostarsi e andare a cercare lavoro fuori. La realtà di Montegridolfo è una realtà che dal punto di vista conoscitivo è fortemente legata all'albergo diffuso che si trova all'interno del castello. Negli anni abbiamo promosso proprio il nostro territorio come elemento di eccellenza per quanto riguarda anche l'attrazione verso i turisti che sono qui di passaggio sul territorio di Montegridolfo e in generale nella zona della Romagna e qui delle vicine Marche. Però la buona parte dei cittadini che vivono a Montegridolfo in realtà non vive di turismo e realtà come queste contribuiscono al benessere della nostra società. Beh, allora mi verrebbe da dire intanto complimenti per tutta la vostra attività, un borgo bellissimo, e quindi andiamo adesso a tagliare il nastro. Certamente, lo faccio con grande orgoglio, la ringrazio per i complimenti perché effettivamente sono in tanti quelli che ce le fanno per come teniamo il nostro territorio, per come abbiamo cura del castello di cui andiamo molto orgogliosi. E io cosa posso dire? Posso dire che effettivamente si può fare sempre meglio e noi cerchiamo di dare il massimo. E con il presidente dell'Assemblea regionale Emilia-Romagna, Emma Petitti, chiediamo un'opinione, un'impressione su questo importante traguardo. Eh sì, è un motivo di orgoglio sicuramente per tutto il territorio, non solo riminese ma anche regionale. Un'attività che si amplia, perché oggi verrà anche inaugurato un nuovo stabilimento e che arriva ad un traguardo così importante, è anche un elemento di fiducia e di speranza in un momento non semplice per l'economia e per le condizioni generali del nostro paese, che fa ben sperare. L'Emilia-Romagna crede molto nelle sue imprese, nel tessuto produttivo delle sue imprese, fatto di piccole e medie imprese,
molto spesso a conduzione familiare. Abbiamo investito in questi anni molto anche rispetto al tema della transizione ecologica, transizione digitale, e abbiamo creduto nelle attività produttive grazie ai fondi strutturali dell'Europa. Nell'ultima assemblea, poche settimane fa, abbiamo messo a regime circa 3,5 miliardi di euro proprio per l'innovazione, la ricerca a favore delle imprese, e quindi oggi poter festeggiare questo traguardo nel nostro territorio per un'impresa come Utensil Tecnica è veramente motivo di orgoglio per noi della provincia di Rimini, ma per tutta la regione Emilia-Romagna. Quindi sono qui a sostenere e a fare un plauso all'azienda, ma anche a dare anche un elemento appunto di fiducia e di unità, perché insieme al sindaco di Montegridolfo crediamo che il sistema emiliano-romagnolo funziona perché imprese e sistema sociale, sistema istituzionale sanno stringersi e sanno lavorare insieme con obiettivi di forte coesione e di crescita di tutto il tessuto. Eccoci qui con Gabriele Uguccioni, collaboratore dell'Utensil Tecnica, ma sicuramente lui ha qualcosa di interessante da dirci che ha visto all'interno di tanti anni dentro dell'azienda. Allora, Gabriele, che cosa possiamo dire di questa azienda tanto amata dai dipendenti, e prova ne è il fatto della grande partecipazione? Diciamo, confermo il tutto, perché è veramente una famiglia. Poi a una intervista avevo detto, diciamo, questa famiglia che è diventata industria ma è rimasta ancora famiglia, perché succede spesso che ci incontriamo, ci confrontiamo, dove il titolare diciamo, ci chiede le varie cose, come state, come non state, per poi fare in modo di, diciamo, di continuare in serenità. In più, cosa bella che mi permetto di dirlo, che diciamo al momento dello stipendio, il tanto amato stipendio, quello che a fine mese vogliamo che tutti ci abbiamo, diciamo ci chiama anche uno a uno per sapere cosa ne pensa, come è andata il mese, cosa vorrebbe fare, ecco, perciò questo, poche parole, il padre che dice al figlio cosa vuoi che facciamo adesso per il prossimo mese. Amici telespettatori, come avrete capito, questa è un'azienda che è anche una famiglia, dove i dipendenti non sono dei semplici dipendenti ma diventano quasi dei collaboratori e degli amici, e noi abbiamo qui una testimonianza della signora Piera che ci vuole dire una cosa molto importante. Allora, noi abbiamo conosciuto il signor Uguccioni 30 anni fa in vacanza in Trentino Alto Adige. Da allora ci siamo sempre incontrati e Mauro e Lina sono sempre stati degli ottimi amici e hanno voluto che noi partecipassimo alla loro grandissima festa. Quindi amici della famiglia Uguccioni, conosciuti per caso e diventati proprio dei veri amici. Sì, veramente. E voi conoscevate questa realtà? No. No, in effetti, perché ci sembrava una cosa troppo bella per essere vera. È la prima volta che venite qui a Montegridolfo? No, assolutamente no, è già la terza o quarta volta. No, non è la prima volta. Siamo qui con Mirko Bertoli del gruppo MGSPA, un cliente di Utensil Tecnica che noi abbiamo voluto, diciamo, chiamare qui per una testimonianza, perché loro vengono da Modena. Benvenuto allora, e che cosa producete? Perché utilizzate gli utensili di Utensil Tecnica? Noi siamo produttori di macchine automatiche per la lavorazione di barre in alluminio e anche lavorazione del PVC. Quindi grazie al supporto di Utensil Tecnica in questi anni abbiamo potuto sviluppare nuove tecnologie, migliorare le prestazioni delle nostre macchine. E comunque il signor Guccioni, Mauro, è sempre molto presente, disponibilissimo ogni chiamata, anche nei momenti più urgenti, e quindi ci troviamo veramente molto bene con tutta la famiglia Guccioni in generale. Quindi siamo molto contenti di partecipare a questo evento. Siamo contenti anche di vedere che lo sforzo di Mauro ha portato poi ad ampliare ancora l'azienda e comunque a investire continuamente in innovazioni e nuovi prodotti. Quindi è in linea con anche il nostro spirito di innovazione.
quindi ci troviamo veramente in sintonia, in sinergia. E siamo con un'altra testimonianza dei clienti, fornitori, che poi abbiamo capito che diventano anche degli amici della famiglia Uguccioni. Siamo con Riccardo Figliolia da Andria. Benvenuto, allora ci dica che cosa, come ha conosciuto la famiglia Uguccioni e di che cosa si occupa la sua azienda. Noi abbiamo conosciuto Mauro grazie a mio papà tanti anni fa, perché Mauro è entrato in azienda per risolvere alcuni piccoli problemi su alcune attrezzature che avevamo all'epoca, quindi dal trapano tradizionale al primo centro di lavoro o a macchine più complesse. Mauro da quel momento è entrato nella vita dell'azienda, perché comunque ha sempre risolto le piccole problematiche indispensabili per la vita dell'azienda, perché voglio dire, anche dalle piccole cose diventano grandi cose indispensabili. Lazzaro Simoncini dell'azienda Infisteel ci darà la sua testimonianza. Lui gioca in casa, siamo diciamo qui a Morciano, e quindi avrà avuto modo di conoscere più facilmente Mauro Uguccioni. Sì, salve, sono Lazzaro Simoncini della Infisteel di San Giovanni Marignano. San Giovanni Marignano perché l'azienda è nata nel 1967 a San Giovanni Marignano. Poi adesso ci siamo trasferiti da un annetto a Morciano di Romagna in una nuova sede. Dunque, Utensil Tecnica è un'azienda storica, direi. Abbiamo avuto la possibilità, io e chi mi ha preceduto, di conoscerla già negli anni, ai primordi, già negli anni 70-80, quando è nata, perché Infisteel è sempre stata un'azienda dinamica e rivolta al futuro, quindi molto innovativa, una delle prime aziende in Italia a lavorare il PVC, per cui avevamo bisogno di attrezzature che non si trovavano commercialmente dappertutto, per cui ci si affidava a aziende particolari come Utensil Tecnica, che creavano prodotti diciamo non standard ma targettizzati per il cliente, e quindi abbiamo avuto possibilità di conoscere Mauro, che è un amico, e Andrea, adesso il figlio, insomma, che è entrato a far parte dei nostri fornitori abituali, insomma. Amiche e amici di Rossini TV, abbiamo assistito davvero a una bella festa. Oggi pomeriggio a Monte Gridolfo la famiglia Uguccioni, titolare tra padre, figlio e componenti della famiglia, di un'azienda che si occupa di creare degli utensili per qualunque materiale, oggi festeggia non soltanto 50 anni ma anche l'inaugurazione di una nuova sede. Un'espansione, un allargamento. Abbiamo visto che i dipendenti qui sono parte di una grande famiglia. E allora continuate a seguire Rossini TV, canale 80, vi portiamo sempre nei posti più belli.